cose. Il tema generale riguarda, di questi quattro seminari, riguarda lo sviluppo e il sottosviluppo. E allora il problema è che cosa può dire l'economista su questo tema, o meglio questo grandissimo tema. Io in primo luogo ricordo che l'economia è nata proprio così, come riflessione concettuale sullo sviluppo economico, l'economia moderna. Fondo, anche gli economisti che avevano preceduto Adamo Smith, mi riferisco a lui come il primo grande economista, che viene considerato il fondatore della disciplina, si erano occupati di sviluppo. Anche economisti napoletani, economisti italiani che precedono Smith, fondo era lo sviluppo, ma come è successo con la medicina, se ne erano occupati correndo subito alla terapia, ai mezzi per favorire lo sviluppo, così come i medici, gli antenati dei medici moderni erano andati subito di corsa alla terapia, come curare la salute, come migliorare la salute. Invece la via più breve, in questo come direi in tutti i campi intellettuali, non è la via che sembra più breve, la via più breve è la più lunga, cioè bisogna prima sobbarcarsi della fatica di studiare sistematicamente il problema, di arrivare a delle diagnosi, per usare la metafora medica. Del resto l'altro grande predecessore addirittura di Smith, quasi contemporaneo francese, era un medico era un medico, e comincia con una metafora della circolazione del sangue, la circolazione delle ricchezze. Quindi la metafora medica non è fuori luogo. Ecco, la via più breve è quella che pone come in primo luogo la diagnosi, per poi arrivare alle terapie, solo dopo che la diagnosi. Quindi gli economisti che precedono Smith spesso si sono subito rivolti alla terapia, troppo in fretta per così dire, e hanno discusso dei metodi per arricchire i paesi, o per addirittura farli, e quella per loro era la ricchezza, farli abbondare d'oro e d'argento, e davano i consigli ai sovrani che avevano il compito di dirigere la politica generale, quindi anche la politica economica. Prima di Smith ci sono l'abate Galiani, sono soprattutto diagnosi ma frammentarie. L'abate Galiani era un grande napoletano, era messo in testa di, correggimi se sbaglio, di proporre il napoletano come lingua nazionale, e non aveva tutti i torti la lingua. Poi alcune opere sono in francese, perché lui era bilingue, era ambasciatore anche a Parigi, ed era un simpaticone, insomma, come un uomo di grande spirito. Però il fondatore della parrocchia, della corporazione degli economisti, è considerato, credo a ragione, Adamo Smith, il quale era grande anche e soprattutto perché non era propriamente un economista. Nasce come filosofo e poi progressivamente si dedica all'economia, ma si dedica a diverse altre cose, perché è anche fatto lezioni di giurisprudenza. Adesso un economista, no, la giurisprudenza e il diritto è un'altra cosa, invece dirò poi, soprattutto dopodomani, perché le due cose vanno viste strettamente insieme. Fatto un breve saggio su certe affinità dei versi inglesi con quelli italiani, che lo leggeva l'italiano. Cita un'opera italiana, credo che sia l'unica, Ramozzini, sulla infortuni sul lavoro, non si chiama così, era un padovano. E poi ha fatto un altro brevissimo saggio di astronomia. Io ho cominciato studiando economia sul libro di testo, come succede a tutti gli studenti del mondo, ma subito dopo il primo amore, che non si scorda mai, è stato Adamo Smith, e mi sono sempre considerato uno smithiano. Non sapevo che che non avevo dato segni molto vistosi di questo
stato di cose, e ciononostante un economista inglese che aveva pensato di organizzare un grande incontro, un congresso a Glasgow, che era la città di Smith, per commemorare il bicentenario delle ricchezze del Signore, 1776, mi invitò, facendomi un grande piacere e anche creandomi stupore, perché non capivo come mai questa reputazione di seguace di Smith, da dove fosse venuta fuori. Poi l'ho scoperto, questo è un economista teorico, non è uno storico del pensiero. Siccome è rimasto colpito dal fatto che io utilizzavo Smith in senso moderno, cioè non come succede di solito citandolo come pensatore, però di due secoli fa, il lavoro comandato, ma come qualcuno che poteva essere utilizzato anche oggi. Questo l'aveva molto colpito, e così aveva concepito l'idea di invitarmi proprio per fare una delle relazioni fondamentali. Ho avuto la soddisfazione di essere l'unico non anglosassone che facesse una relazione di base. Poi c'era un tedesco, c'era un francese, facevano interventi, ma io ho fatto una delle sei relazioni, mi pare che erano sei relazioni di base. Quindi la simpatia e l'attrazione verso Smith è antichissima, non raffreddata dal fatto che il mio maestro italiano era praticamente napoletano, a Breglia, insomma, di Resina, cioè il piano superiore di Ercolano. Ercolano è un po' la cantina di Resina. Quello americano, meglio austro-americano, era Schumpeter, il quale ha scritto una monumentale storia dell'analisi economica, e guarda Smith con molta freddezza, un motivo di stupore, perché Schumpeter è uno dei pochi grandi economisti moderni che invece ha una impostazione molto simile a quella di Smith. Il sottotitolo della sua opera più importante, dopo aver studiato la quale mi sono dovuto mettere gli occhiali, perché io all'età vostra avevo l'occhio di lince, perché è un'opera che non finisce mai, 1100 pagine, scritta con un carattere piccolo piccolo, perché McGraw-Hill, l'editore, non voleva fare una cosa troppo lunga, e le note a piedi pagine, purtroppo a metà sono note, sono punte di spillo, insomma, io così la vista ebbe un calo, e poi lo studiai molto intensamente. Schumpeter è freddo con Smith, sebbene la sua opera principale, Business Cycles, che ha il sottotitolo, e lui dice il vero titolo, il sottotitolo, ma era troppo lungo, sottotitolo recita, è teoretico, historical and statistical analysis of the capitalist process, è un'analisi teorica, storica e statistica del processo capitalistico. Ora, La ricchezza delle nazioni, che c'è un titolo molto più lungo, ai tempi di Smith i titoli erano lunghi, adesso la gente ha fretta e non vuole i titoli lunghi, se sono lunghi mette il sottotitolo. Si chiama, il titolo vero è un'indagine sulle cause della ricchezza delle nazioni, sottotitolo poteva essere appropriatamente un'analisi teorica, storica e statistica, anche statistica, della crescita, dello sviluppo economico delle nazioni. Questo poteva essere il sottotitolo di Smith. C'è anche un'analisi statistica, anche se nella seconda metà del Settecento non era facile, dove non c'erano i vari statistici, e pensate che era ampiamente discusso il punto se la popolazione inglese è in crescita o in diminuzione. Non era chiaro. Alcuni dicevano, ma chiaramente è in crescita. Altri, ma come? Vado nelle campagne, la trovo mentre semi disabitate. C'era una, poi era in crescita. Ma insomma, per dire, non c'erano statistiche, eppure lui, ogni volta che può, utilizza dati statistici, pochi, quelli che c'ha, perché c'aveva questo desiderio di trovare riscontri empirici, desiderio sano, giusto, che adesso gli economisti teorici coltivano poco, lasciano agli statistici economici, i quali o ignorano a loro volta la teoria economica o la prendono acriticamente e poi cercano di svilupparla senza andare troppo per il sottile. Si è creata una schizofrenia, non è l'unica, ce ne sono parecchie, perché è un'epoca schizofrenica dovuta al fatto che la divisione del lavoro scientifico è andato troppo oltre. Smith invece aveva armonicamente una base culturale gigantesca, enorme, ed era prima di tutto filosofo, ma poi era teorico, ma contemporaneamente era storico e contemporaneamente era giurista,
e contemporaneamente era demografo, poi allora non c'erano tutte le suddivisioni che sono venute sopra. E anzi, se uno si vuole divertire in senso intellettuale, può, nei vari libri, sono parecchi, mettere dei titoletti a ogni libro, uno dei quali è teoria economica, prevalentemente. Un altro è storia economica, un altro è scienza delle finanze, un altro è economia dell'educazione, un altro che non è un libro, sono un paio di capitoli, sulla demografia, cioè trova tutte le distinzioni che sono venute in seguito. E per Smith era naturale vedere in maniera unitaria. La mia tesi di fondo, la mia speranza, il messaggio, questa è la parola di Schumpeter, che sto da parecchio tempo rivolgendo alle nuove generazioni, fino adesso con scarsissimo successo, ma non mi scoraggio, il messaggio è quello di ritornare a Smith, nel senso di ritornare al metodo di Smith, non ritornare alle analisi specifiche di Smith, anche se, questo lo dirò, mi pare domani o dopodomani, si possono utilizzare, come ho già fatto nel passato, anche per i problemi dello sviluppo economico e addirittura anche del sottosviluppo, tesi di Smith che possono essere prese da lui, sviluppate e tradotte anche in equazioni econometriche, cosa che io ho fatto, non sentendomi con questo un bizzarro individuo che utilizzava metodi estranei al pensiero di Smith, perché c'è il problema di vederlo e di vedere l'unità. Per affrontare il problema dello sviluppo economico e quindi anche del sottosviluppo, che è l'altra faccia della medaglia, è fondamentale rifarsi a Smith. Quali secondo Smith i fattori principali dello sviluppo economico? Notate che c'è anche, no, è difficile trovare un capitolo o un gruppo di capitoli, e sottende tutta l'opera un'analisi di quella che oggi si chiama sistemi economici comparati, i confronti con lo sviluppo olandese, l'Olanda è un punto di riferimento importante, con quello francese, lui era stato a Parigi, era stato seguendo il figlio del duca che l'aveva incaricato di fare un po' da precettore al figlio, un duca scozzese con un cognome curiosissimo, Buckrow. Era stato a Parigi, era stato influenzato dai fisiocrati, lui li cita, anche se forse più limitatamente di quanto sarebbe stato più opportuno, sviluppo francese, sviluppo italiano, Cina, ecco, utilizzando libri di viaggiatori, allora questo è, tra l'altro Smith mette in evidenza una cosa importante oggi, utilizzando un viaggiatore francese che si praticava prima di lui, come cosa tradizionale, l'infanticidio come mezzo per ridurre. Lei l'ha letto? Fa di sì perché l'ha letto. Lo sapeva questo? Con delle donne specialiste nell'affogare soprattutto bambine. In modo che quando poi nella Cina, per la politica demografica durissima, crudele, ha ripreso, non è che era un colpo di scena, sì, c'aveva antichissime radici. Quindi nell'opera di Smith ci stanno anche sistemi economici comparati, si trova tutto quasi un elenco di materie di una facoltà di economia, insomma, anche abbondante, teoria economica, teoria di sviluppo economico, scienze delle finanze, politica economica naturalmente, sistemi economici comparati, demografia e chi più ne ha più ne metta. E ancora la cosa continua. C'è anche una visione giuridica e istituzionale. Ecco, per Smith i fattori fondamentali dello sviluppo sono tre, in realtà sono due, perché uno è un fattore che ha due facce: cultura e istituzioni, questo è il fattore dei fattori fondamentali, e poi le risorse, a cui Smith attribuisce un'importanza modesta, come hanno le risorse, sono qualcosa di secondario. Se era per le risorse, la Svizzera dovrebbe essere il più povero dei paesi europei, e invece è il più ricco. La Svizzera in termini di reddito individuale era più ricco degli Stati Uniti, che c'ha montagne, laghi, risorse, certo è meglio averle che non averle, come battuta la palissiana, però non sono una condizione così importante per lo sviluppo economico, e vitale invece sono cultura e istituzione, sono due facce di un unico
di un unico, che è l'uomo, cosa che dovrebbe essere quasi ovvia o lapalissiana, ma che invece per molti economisti non è ovvia e non è lapalissiana. Contemporaneamente la cultura e l'istruzione, che vanno a braccetto naturalmente, anche se si possono fare dei mutamenti istituzionali data la cultura, e anche se la cultura non va vista come semplicemente conoscenze o istruzione o educazione, ma va vista in senso lato e va considerata anche, vanno considerati anche gli aspetti religiosi. In Smith questa preoccupazione c'è, anche se è tenuta un po' a bada, perché Smith era molto ostile alla Chiesa Cattolica, però voleva mantenersi distaccato, quindi ci sono battute un po' frecciate, abbastanza dure, ma non fa una polemica esplicita, qualche volta usa perfino un po' di ironia, ma comunque prende sul serio il fattore religioso, sia pure in modo ultra embrionale. Chi doveva poi andare oltre in questa strada è stato Weber, anche se dal punto di vista di Weber sul protestantesimo come precondizione dello sviluppo capitalistico è molto discutibile, mentre invece è molto più importante la sua tesi generale, che nel condizionamento generale dello sviluppo economico il fattore religioso, per il bene o per il male, è molto importante. Allora, quali sono in concreto questi fattori? Sono tre, in realtà. Due sono collegati in modo talmente stretto, sono due facce di un unico fenomeno, la cultura e l'istituzione. Il terzo ha il suo peso, risorse, anche se le risorse non vanno viste semplicemente come minerali o altre risorse, e nemmeno semplicemente come agricoltura o fertilità delle terre o terre fertili, ma anche come posizione geografica e possibilità di collegamenti per il commercio. Allora, se vediamo le risorse in senso lato, includendo anche questi elementi, allora il fattore risorse non è più così secondario neanche per Smith. Perché i paesi oggi sviluppati si sono sviluppati? E che ne era nel Settecento? Smith ha pubblicato Ricchezza delle Nazioni nel 1776, l'aveva meditato per molti anni, 10 se così pare. Lui era molto amico di altri filosofi, cominciando con Hutchinson, che era un po' il suo maestro come filosofo, di Hume, ed era un economista così, derivato economista, non era nato economista, era diventato, forse per questo era così bravo. Non aveva avuto quei terribili paraocchi che adesso riducono la visuale di molti economisti contemporanei, i quali di Smith sanno solo che c'era, poi se uno gli dice studia, ma che perdiamo il tempo, cioè, è superato, due secoli fa, che magari fosse superato. Non è superato, o è superato nel senso dell'ignoranza, nel senso che è antico, è lungo, faticoso a leggere, quindi lasciamolo stare. Perché i paesi che si sono poi sviluppati, si sono sviluppati? Prendiamo gli Stati Uniti, l'Inghilterra e la Francia. Ai tempi di Smith gli Stati Uniti erano una colonia, ecco, erano per così dire terzo mondo, ecco. Poi hanno superato la madre patria in tutti i sensi. Come è successo? Smith aiuta in questo. Beh, qui c'è, come io ho detto, sono molto ben disposto verso Smith, come è ovvio, come ho detto. Ciò non toglie che cerco di vedere i limiti e magari gli errori o le omissioni anche in Smith. Omissioni naturalmente tenendo conto del tempo in cui scriveva. Smith, come dirò, ha un'intuizione, insomma, dovuta alle sue conoscenze, anzi non dà l'importanza che, per esempio, io gli do, non dico tanti altri perché siamo, chi lo sa, altri due che hanno notato il punto, ma non gli hanno dato neanche loro molta importanza, io gli do un'importanza decisiva. E quindi un punto fondamentale per capire lo sviluppo americano, ma in realtà è un modo per capire il processo di sviluppo, per capire alcuni aspetti del processo di sviluppo, un processo estremamente complesso, se ne possono capire degli aspetti, degli elementi importanti, non si può capire tutto il processo, come capire tutto l'uomo. Buonasera.
Quindi questo è un punto molto importante a favore di Smith, che adesso mette conto di studiare anche per capire il sottosviluppo. E viceversa, è un punto incredibile. In un certo senso mi dispiace dirlo, insomma, lui non si accorge quello che sta bollendo in pentola nelle colonie americane, ma non te ne accorgi, quello già stanno avvenendo tensioni incredibili, si sta, sei un cervellone, e allora perché non ci hai fatto un po' più caso? Lui finisce l'opera della ricchezza delle nazioni con le parole inglesi: the present troubles in our American colonies, i presenti turbamenti nelle nostre colonie americane, cioè si accorge che stavano un po'. Ma non gli dà importanza, roba incredibile. Succede anche ai cervelloni, questo naturalmente da un lato, dall'altro tira su il morale, perché se un cervellone come Smith non si accorge di cose già in atto, cervelli meno grandi, come il mio, molto meno grandi, piccoletti, se non si accorgono di cambiamenti in atto non è così grave, insomma ci stanno omissioni o sviste. Qual è il punto di Smith sul quale io attiro l'attenzione? Perché non è semplicemente per capire, ed è importante per capire lo sviluppo americano, nel senso nordamericano, cioè Stati Uniti, ma è importante come chiave per capire tante altre cose. Perché gli Stati Uniti si sono sviluppati? Come si sono sviluppati? Qual è l'avvio del discorso? Quando è che avviene qualche cosa di molto importante, perché poi ha effetti sia pure ritardati, ma si perpetuano nel tempo. Ecco, io dico che, ma non sono io che lo dico, lo dice de Tocqueville, io cerco di collegare questi personaggi. De Tocqueville non è un economista e guarda gli economisti con molto sospetto, non aveva tutti i torti, anche i fisiocrati, li guarda, che poi i fisiocrati si erano autobattezzati les economistes, li guarda con molto sospetto, li considera fondamentalmente collettivisti, socialisteggianti. De Tocqueville non era un reazionario, ma era un conservatore molto illuminato e spregiudicato nelle sue analisi. Lui, uno dell'opera secondo me più importante della democrazia in America, è molto, pare che ci deve essere qualche capo militare molto colto, ma quando sbarcarono nel sud della Francia portarono opere della democrazia in America, gli americani nella seconda guerra mondiale, che è un'opera molto bella e molto ben favorevole agli americani. Ciò non toglie che c'è un capitolo, uno soprattutto, in cui parla del massacro dei Pelle Rosse senza peli sulla lingua, considerandolo una cosa atroce e negativa. Naturalmente nelle mani di un neomarxista questo sarebbe stato un atto d'accusa all'imperialismo americano, un atto d'accusa senza possibilità di appello, e invece in Tocqueville è un aspetto di un processo storico drammatico che non va sottovalutato. Per questo lo stesso Adam Smith ha una pagina sulle nuove colonie, prima di quelle americane, proprio della colonizzazione, in cui ci sono parole profetiche e espressioni che mostrano la consapevolezza delle sventure che i bianchi hanno portato nei nuovi paesi, e verso la fine di questo lungo passo dice: sventure, sfruttamento, non dice sfruttamento, dice saccheggi, spoliazioni, dice: quando è che questi paesi potranno, quando saranno diventati abbastanza forti da farsi rispettare, cioè non fa appello alla carità, alla solidarietà, ma soltanto a una forza con molto realismo, e non lesina parole di critica, cioè non nasconde, parla della schiavitù ripetutamente, considera la schiavitù un fatto economicamente passivo, cioè gli schiavi non rendono, fanno il meno possibile, rende molto più il lavoro libero, e perché allora continua a esserci? Ma con un acume straordinario dice: perché c'è nell'uomo il desiderio di soggiogare l'altro uomo. Questo è un fatto che precede il calcolo economico, perché anzi dal punto di vista del calcolo economico la schiavitù non dovrebbe esserci, ma the will to domineer, questa è l'espressione di Smith, la volontà non di potenza ma di dominazione, ha il suo promesso. Tuttavia, quando il calcolo economico, man mano che comincia lo sviluppo economico moderno, pre-industriale, non ancora industriale, va ancora di più nella direzione della
non convenienza, del danno, della perdita che viene dalla schiavitù, a questo punto viene fuori l'azione ostile agli schiavi, ma ci deve essere proprio uno sbilancio fortissimo per spingere tanti uomini a dire basta con la schiavitù, non conviene, non è bella, è brutta. E lì ci stanno anche parole di ironia con il papato, che aveva più volte fatto esortazioni antischiavi, non avevano avuto più exhortations, dice Smith, non avevano avuto effetto, fino a che la bilancia del calcolo economico, che già sempre è stata contro la schiavitù, prima era poco contro, quando è diventata fortemente ostile, allora gli interessi economici hanno spinto. Ecco. Allora, qual è la diagnosi di Smith? Devo dire la verità, non voglio né togliere a Smith né dargli troppo, se ammesso che è un troppo, ammesso che, anche perché poi io ho gli occhi di quello che vengono dopo, nell'analisi dello sviluppo economico degli Stati Uniti. È significativo l'analisi perché combina i due fattori umani, cioè cultura e istituzioni, e ne parla non in termini generici o di, direbbe Ernesto Rossi avrebbe detto, di aria fritta, ma in termini analitici, con possibilità di controllo, se si vuole, e di verifica empirica. Lui dice, non entra in questo c'entra De Tocqueville, insomma, questo poi ci metto un po' del mio, se volete, anche per pensare le idee, insomma tutto comincia col Mayflower, con una nave che porta quei 102, pare che questi fossero 102 pellegrini, padri pellegrini, Pilgrim Fathers, dall'Inghilterra a Plymouth. Che se ne andavano dall'Inghilterra. Perché se ne andavano dall'Inghilterra? Questo è molto importante. Se ne andavano per i puritani, per difendere la loro autonomia religiosa, perché in Inghilterra erano perseguitati, non volevano riconoscere l'autorità politico-religiosa della Chiesa che si era instaurata in Inghilterra, e se ne vanno, nell'uomo. Tra l'altro, è stato nel Massachusetts prima, poi non ha perduto l'importanza il primissimo nucleo come nucleo urbano, invece ha assunto importanza New England. Erano 102. Tra l'altro, l'inverno che seguì, 1608, non ha importanza le date, ma, io sono stato a Boston a fare il ricercatore, e quell'inverno non fu brutto, ma poi un'altra volta ci sono ritornato come visiting professor, fino a quando io e tutta la famiglia siamo stati là, fino al 15 dicembre, era un freddo più forte che da noi, ma non tanto più forte, 0 gradi, meno 5. Invece dopo pochi giorni che andavamo via da Boston, meno 20, meno 30, esplosero i tubi per via del fatto che l'acqua quando si gela cresce, dell'acqua della casa in cui eravamo stati, meno 25. Anche adesso c'è stata un'altra, cioè una volta ogni 10 anni lì ci sta il polo, e il polo ci sta perché non ci sono le Alpi, quindi c'è una comunicazione diretta col polo, e quindi quando i venti soffiano troppo a lungo dal nord al sud può venire quello che è avvenuto, e quello che è avvenuto con i pellegrini, perché questi poveri pellegrini metà furono uccisi dal gelo, non erano ancora organizzati, non si erano, avevano tende, cose così molto. Quindi diciamo una cinquantina, beh, quello lì è il cerino, il fiammifero che fa incendiare, dico io, questa è una mia illazione, non così, perché poi ne sono venuti altri di puritani, da centinaia, prima solo 100, sono rimasti 5 decine, poi centinaia, poi migliaia, insomma, e si è creato un ambiente con una matrice che era quella lì. Qual era il punto fondamentale? Che differenzia la costituzione di questa colonia, che era quella del New England, non era ancora propriamente Stati Uniti, è che le altre colonie sono state fondate o da ergastolani, come l'Australia. Io sono stato anche in Australia, invitato, visiting professor e cose, e lì c'è il monumento all'ergastolano, con una palla al piede, perché siccome erano terre che non finivano mai, prendevano gli ergastolani e li facevano lavorare nella terra. E adesso fa perfino chic essere discendenti da un ergastolano. Mi pare un po' curioso, però è così.
Del resto c'è anche un notevole, uno che si vanta di essere un bastardo, bastardo sempre visto come una, però se bastardo il re di Francia, Giscard d'Estaing, c'è un amico francese, si vanta di essere discendente bastardo, e bastardo è una parolaccia in tutte le lingue, però se sei il bastardo d'un re diventa un complimento. Vabbè, tanti auguri. Ma l'Australia e gli altri paesi o erano ergastolani o erano avventurieri, o erano soldati avventurieri come quelli che seguivano i conquistadores spagnoli, che erano cadetti dell'aristocrazia che nel loro paese d'origine in Spagna non potevano aspirare molto perché vigeva una sorta di maggiorascato, quindi grandi terre niente, potevano fare o la carriera militare, e questi qua, alcuni di questi facevano poi i conquistadores, oppure la carriera ecclesiastica per avere un certo... Questi erano di origine aristocratica e poi il grosso erano soldati che cercavano, soldati avventurieri, cercavano di arricchirsi, sempre con la speranza, lo dice Smith, dell'oro, dell'Eldorado, di trovare, di arricchirsi, quindi erano mossi dall'arricchimento. Ora, questi sono un paio di maniche, non è vero che tutti gli uomini sono mossi dal desiderio di arricchimento, è un luogo comune, io per esempio no, ma non è che sono un'eccezione, da tanta gente. Certo, un po' di soldi servono, questo è ovvio, ma una cosa è dire cerchiamo di guadagnare un po' di soldi e un'altra cosa è dedicare la vita a fare soldi. Che scocciatura, che noia, che cosa terribile, ma persone di basso livello intellettuale proprio a questo mirano, no? È un po' come l'uomo che va con le prostitute perché non può trovare un amore vero e proprio, insomma è una come? Una bella teoria quella che sta ponendo in questo momento. Sì, ma io sto dicendo una serie di cose, perché non voglio... Il senatore Agnelli sarebbe un po' vecchio di gesto. No, la cosa del padre, non di lui, lui è figlio. Il padre, quello, il capitano d'industria, è una cosa un po' diversa. Vuole fare soldi, ma per elevarsi socialmente, cioè non gli importa dei soldi in quanto tali, perché vuole affermarsi socialmente. Scalfari per esempio ha fatto il giornale e gli piace assai che si venda assai, non tanto perché è così, ma perché è un'affermazione, una dimostrazione che ha successo, è una cosa già diversa. I soldi sono non l'obiettivo principale, sono una specie di indice ed è diverso. Invece l'avventuriero è quello che vuole fare soldi come tali, è l'elemento dominante, sono due animali collegati ma distinti. Quindi non è tanto... Vabbè, però se qualche piccola cosa ogni tanto ci sta pure bene, sì, rende più vivace la cosa. Allora, i pellegrini, ecco, erano mossi da motivazioni che non erano quelle dell'arricchimento e non erano nemmeno ricastomani o altro. Questo è molto importante perché persone così già avevano un bagaglio culturale non trascurabile e alcuni di loro ce l'avevano discreto, non mi pare che ci fossero grandi intellettuali, ma dati i tempi l'istruzione era maggiore della media. Tutto questo è molto importante perché cominciamo con la matrice. A che cosa serve questo? Intanto Harvard fu poi fondata dopo, verso la fine del Settecento, ma fa parte di questa linea, questo desiderio di stabilire anche in quelle che erano colonie, università, e università che poi hanno raggiunto, non è una cosa che va fuori, fa parte di questa linea, ma la cosa importante è che queste persone con questa istruzione possono, anche dedicandosi all'agricoltura, introdurre miglioramenti. La persona priva di istruzione non è in grado di farlo e il contadino che con bassa istruzione e basso reddito produce, fa sempre le stesse cose. Non riesce a cambiare, neanche in piccolo, senza, io non parlo di grandi innovazioni, neanche in piccolo. Invece queste persone sono in grado di fare. Ecco, allora qui vediamo una premessa di quello che poi diventa la spiegazione di Smith della crescita economica delle Our American, Our English Colonies, no, Our American Colonies, le nostre colonie di America. Nello stesso tempo i pellegrini non vogliono nessuna istituzione della madrepatria, che del resto non aveva avuto questi connotati come la Spagna di latifondi o di istituzioni particolarmente caratterizzate da elementi feudali, come invece succede alla Spagna,
e difendono l'idea che la terra deve restare libera, libera in senso fisico ma anche in senso istituzionale, perché viceversa nell'America del Sud la terra spesso rimane libera in senso fisico ma non istituzionale, perché vengono suddivisi, si fanno dei grandi latifondi, se ci sono degli indios vengono schiavizzati o tradotti in servi, si riproduce in senso coloniale l'organizzazione feudale della madrepatria. Questo è vero per la Spagna e Brasile e Portogallo. Tutto questo non c'è in America, e anzi c'è la decisione di impedire questo. Smith dà una grande importanza al fatto che non c'è la legge della primogenitura, che non ci sta la possibilità di accaparrare le terre senza coltivarle, che la terra resta libera, perché questo meccanismo, insieme con il grado di istruzione non infimo, fa sì che quando cominciano a sorgere, a essere organizzate delle aziende agricole, sia pure del tempo, del 600 e 700, queste aziende agricole vengono coltivate dalla stessa famiglia come i coltivatori diretti, diciamo, però hanno bisogno anche di salariati, quelle cominciano a crescere, si sviluppano di più e prendono dei salariati, ma i padroni debbono trattare bene umanamente ed economicamente i loro salariati, non possono fare i prepotenti, perché se fanno i prepotenti in senso umano e in senso economico, quelli se ne vanno e si mettono in proprio, vanno nelle terre. Certo, nelle terre libere non è che uno andava e diceva questa è mia, era un processo faticoso e doloroso. Quando questa tendenza comincia a diffondersi, viene fuori un tipo particolare di imprenditori specializzati nel dissodare le terre selvagge e renderle almeno in prima approssimazione coltivabili, questi, perché era un processo faticoso. Poi le terre disponibili non erano vicine ai grandi centri abitati, bisognava in un certo senso conquistarle, inventarle, combattendo anche contro quei poveri pelle rosse, decimati prima e massacrati senza pietà, ma questo, però la possibilità c'era. Allora, se questi salariati si sentivano trattati poco, non umanamente e economicamente non bene, se ne andavano e si mettevano in proprio, diventavano, queste sono le parole di Smith, dei piccoli lords, dei piccoli landlords, dei piccoli proprietari, proprietari coltivatori, non proprietari che riscuotono il canone, assenteisti. Questo è un processo che dura molto, anzi addirittura fino verso la fine del secolo scorso. Ci stanno terre libere, ci sono delle leggi per renderle un po' meno libere, per fare in modo che rallentasse il processo e che i salariati rimanessero più a lungo salariati. E vengono introdutte, imitando una misura che era stata presa in Australia per consiglio di un economista inglese che Marx critica e sbeffeggia a torto, non entro qui, per frenare il processo che portava i salariati a mettersi in proprio. Questo rallenta il processo ma non lo interrompe, un processo che dura circa 2 anni ma che in tutto questo tempo alimenta la spirale della crescita della produzione e della produttività, perché quelli che si mettono in proprio a loro volta o originariamente o derivatamente hanno una certa istruzione, quindi sono in grado di applicare delle tecniche agricole semplici, non ci volevano geni o persone di cultura o di intelligenza straordinaria, ma certamente non ovvie per chi fa sempre lo stesso e che rimane a un livello depresso e primitivo, e allora migliorano i metodi, migliorano la produttività. Allora, quello che avveniva nel momento di partenza, in cui se il padrone trattava male il salariato, quello se ne andava e poteva, dopo una fase dolorosa e difficile di trasferimento, guadagnare come, se non di più, di quello che guadagnava come salariato, questo è un processo dinamico. Cioè, una volta messesi in proprio tutti questi, che erano un numero crescente, non per niente era venuto fuori questo gruppo di imprenditori specializzati nella trasformazione agraria, diciamo, questi continuavano a migliorare, perché avevano la capacità culturale, significa flessibilità, significa migliorare anche se stessi. Non è, l'educazione non è uno stock che sta lì e uno lo attinge e poi lo esaurisce, no,
lo può, l'educazione permanente c'è sempre, anche quando non ci sono i corsi serali all'università. Quindi questo deve essere continuo, l'attenzione dei padroni, parlo nel senso anche Smetus, Masters, adesso la parola padrone ha assunto un connotato ideologico, il padrone, lo sfruttatore, il capitalista, ai tempi di Smith questo non era. Questi padroni devono sempre gareggiare, fare in modo per trattenere i salariati. Allora questo meccanismo di crescita della produttività continua, diventa una spirale che non si interrompe, ormai è messa in moto e una volta messa in moto va avanti quasi per forza propria. E la produttività che cresce non riguarda solo l'agricoltura ma anche le manifatture, nel senso etimologico, produzioni fatte a mano, che nella prima fase dello sviluppo delle colonie americane che poi diventano Stati Uniti, a luogo come avveniva in Inghilterra nelle stesse unità produttive che sono agricole, che alcune di loro cominciano a produrre anche manifatture, soprattutto tessuti primitivi e mobili e altri oggetti di casa, alcuni di loro. Quindi comincia a entrare anche nelle manifatture che poi diventano sempre più moderne fino a diventare macchinofattura, soprattutto alla fine del Settecento, principio dell'Ottocento. Qual è all'origine di questo? È un fatto di istruzione, di motivazione, che è sempre parte di culturale, cioè di quelle persone che erano andate in America non per perseguire l'arricchimento come fine ultimo, fine fondamentale, ma per ragioni di autonomia, di libertà. Avevano una certa istruzione, questa è la premessa che si accoppia con le istituzioni, eccole qui le istituzioni, cioè assenza di limitazioni provenienti da istituzioni di tipo feudale, come il maggiorescato, come sono la possibilità di accaparrare, questa è proprio la traduzione esatta, terre, come è successo in America Latina, grandi estensioni di terre anche non coltivate proprio come dominio, come proprietà, possibilmente facendola coltivare da servi, nel caso dell'America Latina e della una parte dell'America Centrale, dagli indios. Allora ci sono le istituzioni, e le istituzioni sono quelle della proprietà, della trasmissione, dell'eredità, messe nel massimo rilievo da Smith, mentre in quello che ho detto prima c'è un po' di mio e un po' di Smith, invece qui c'è proprio Smith che dà il massimo rilievo, primogenitura, possibilità di accaparrare le terre, sistemi di tassazione e sistemi contrattuali. Eccoli qua, anche queste sono istituzioni, e sono istituzioni che per conoscere bisogna conoscere il diritto. Sistemi contrattuali che in agricoltura sono sempre stati molto differenziati. Smith mette in evidenza, secondo me giustamente, che ci sono tanti tipi di contratti, soprattutto due, quelli che portano agli affittuari precari, si potrebbe dire, tenants at will. At will, cioè alla buona volontà del proprietario, che si secca, lo butta fuori senza tanti preavvisi. Un affittuario di questo tipo non introduce miglioramenti, perché che li introduce a fare? Tanto non sa se l'anno successivo continuerà a essere. In certe parti della Spagna meccanismi di questo genere, soprattutto nell'Estremadura, sono durati fino a pochi decenni fa. Viceversa, i contratti più favorevoli allo sviluppo sono quelli di lungo periodo, e quelli che o implicitamente, il lungo periodo lo implica, o esplicitamente consentono a coloro che coltivano la terra di godere dei frutti dei loro miglioramenti. È stato poi istituzionalizzato questo con varie forme, nelle varie forme di mezzadria e di altri contratti di lungo periodo, e anche in Italia. Tutto questo è molto importante, che non sia quello di origine economico, dove le istituzioni sono taken for granted, sono prese per ovvie, non si discutono. Invece in Russia, nell'Europa orientale, come anche nella regola dei paesi del terzo mondo, le istituzioni vanno discusse, perché sono la condizione più importante per lo sviluppo. In America le istituzioni si sono adattate, sono nate bene, soprattutto nel New England, e poi sono andate avanti e sono prese per ovvie, non così in tutti questi altri paesi, dove ci vuole l'economista, ma ci vuole tanto un economista aperto ai problemi istituzionali e giuridici, e un economista che, essendo aperto ai problemi istituzionali, cerca di associarsi a giuristi,
i quali possono poi, cosa che in Russia fino adesso non è successo, anche loro, anche i russi, farebbero molto bene a studiarsi Adamo Smith. Allora qui vediamo insieme il fattore istruzione, il fattore religioso che negli Stati, che nel New England nasce come desiderio di libertà, proprio di libertà religiosa e libertà senza aggettivi, mentre in altre condizioni come l'islamismo integralista la religione può essere una cappa, può essere una terribile limitazione allo sviluppo, non c'ha la religione un effetto univoco verso il processo, nei riguardi del processo di sviluppo. Lì l'ha avuto molto favorevole e Smith lo mette in evidenza con approvazione, perché Smith non è antireligioso, è molto critico della Chiesa cattolica e delle forme oppressive che anche si sono avute in Inghilterra, tanto che i pellegrini se ne sono andati perché erano forme oppressive. Quindi abbiamo vari elementi di quello del fattore cultura e vari elementi del fattore istituzione. Poi c'era anche le risorse, la terra disponibile, ma la terra disponibile è importante non come fatto naturale, ma come fatto istituzionale. Che succede? E qui mi avvio alla conclusione della prima. Che succede nel sud degli Stati Uniti? Lì la scena è diversa, tra l'altro questo è un salutare vaccino antirazzista, perché nel sud degli Stati Uniti, prendiamo la Virginia, ci vanno gli avventurieri e non ci vanno quelli animati dal desiderio di avere indipendenza e libertà religiosa e poi libertà senza aggettivi, ci vanno avventurieri. E perché ci vanno? Tutta la zona di quella che poi diventa il sud degli Stati Uniti, sperando di trovare l'oro, ecco la grande illusione di trovare l'oro. L'oro non lo trovano, però si rendono conto che quei terreni sono adatti a piantagioni e vengono fuori le piantagioni, soprattutto di cotone e di tabacco, e questi sono gli elementi portanti dell'economia del sud, la quale economia del sud ha connotati radicalmente diversi da quelli del New England. Radicalmente diversi, mettendola sempre in una battuta un po' tranchant, ma non credo ingannevole, se tutti gli Stati Uniti avessero avuto l'origine della Virginia, del Maryland, adesso sarebbero un paese del terzo mondo, più o meno, non sarebbero diversi dall'Argentina o dal Brasile. Argentina e Brasile hanno meno risorse degli Stati Uniti, forse ce l'hanno di più, certamente non si può sostenere che abbiano di meno. Eppure se ne sono amministrate maluccio, maluccio. Il sud degli Stati Uniti ha puntato su quelle forme di produzione con gli schiavi, che Smith condannava come economista, anche umanamente, ma soprattutto come economista, fino al punto che questo diventa il pomo della discordia fra nord e sud. Vince il nord, ma non era scritto nella storia, perché il sud poteva contare su forte appoggio dell'Inghilterra. L'Inghilterra aveva l'interesse ormai molto robusto di materie prime, soprattutto di cotone e di tabacco, che poteva importare dal sud. E l'Inghilterra, la corte, è stata vicinissima a questo. Lui mi deve poi fare il controcanto alla fine, perché qui ho invaso in maniera spudorata il campo degli Stati Uniti, ma è spudorata dico io, ma l'ho fatto apposta, pensavo che le lezioni convenzionali diventano noiose anche per chi le fa, figuriamoci per chi le ascolta. Ecco perché ho voluto un po' caricare le tinte, insomma, in modo da provocare, proprio sono stato fatto un provocatore deliberatamente. È stato però un pelo l'Inghilterra per entrare a fianco del sud degli Stati Uniti, e se fosse entrata l'Inghilterra a fianco del sud degli Stati Uniti probabilmente la guerra avrebbe vinto il sud, non, il, no, non per forza del sud, perché il sud non aveva forza sufficiente. Perché? Perché era rimasta un'economia in gran parte di piantagioni, non aveva quelle manifatture ormai abbastanza moderne che consentivano al nord di produrre armi e munizioni e altre navi da guerra, sia pure per quei tempi che il sud no, non aveva. Quindi il sud, il nord con la cultura e con lo sviluppo economico anche industriale aveva più forza del sud, nonostante tutta la generosità e tutte le doti umane di quelli del sud degli Stati Uniti. L'Inghilterra, se entrava l'Inghilterra, ma si sarebbe trovata un'interpretazione tipo marxista in tutti i libri di storia, ma si capisce interesse, cose, cotone, eccetera, l'Inghilterra, era tutto ovvio e inevitabile. Invece
Era ovvio, ma non inevitabile, infatti è stato evitato. L'Inghilterra non è entrata e il Nord ha vinto. E il Sud, soltanto in questa dopoguerra, ha cominciato man mano a avvicinarsi economicamente e sarebbe a dire anche culturalmente al Nord. Il divario è rimasto a lungo forte. Quelli che avevano fatto queste colonie, queste economie di piantagioni erano anche inglesi, quindi qui qualunque ipotesi razzista crolla. Invece non crolla, anzi viene rafforzata l'ipotesi, chiamiamola, culturale. Ecco, nel senso, come vedete, che io ho richiamato, prendendolo da Smith, un po' da Tocqueville, ma non generico, perché altre volte si stava serenata la cultura, come ce l'ha adesso, è di moda proprio in tempi calamitosi, la serenata all'etica e all'economia. Ci sta una volta ogni due mesi un bel convegno etica e economia, e con delle scene, diciamo, comiche, perché qualcuno dei relatori poi viene perseguito e raggiunto da avvisi di garanzia, che sono un'espressione così pericolosissima. Garanzia, che garantisci? Garantisci che vieni, anche se sei innocente. Io questo sono d'accordo con i critici, tutta la pubblicità data è ingiusta, perché qualcuno di quelli non è colpevole. Io per il 90% penso di sì, ma un 10 no, e allora il giusto che paga, no, non va bene. Comunque, io ho insistito sull'aspetto degli Stati Uniti, perché già esplicitamente l'ho detto, l'America Latina le risorse ce ne aveva tante quante gli Stati Uniti, se non di più. Per esempio il Brasile ha tutta la zona mineraria, che ci sono risorse minerarie da capogiro, cioè enormi, solo le pietre preziose, tanti altri minerali. Erano le risorse, non meno. Eppure stanno come stanno. L'unica eccezione, diciamo così, l'Argentina. L'Argentina al tempo della prima guerra mondiale era il quarto paese come prosperità misurato dal stime del reddito individuale. Adesso non è manco il quarantesimo, è andato ancora più giù. Che è successo all'Argentina? Qui parlo in termini telegrafici, poi se volete adesso pochi minuti mi fate le domande, le critiche. Perché l'Argentina aveva puntato tutto, c'è una colonizzazione argentina un po' particolare, non ci sono i conquistadores, però viene subito un ceto militare che prende, surroga i conquistadores, se prende le latifondi, viene l'allevamento estensivo di le pampas, con cui c'erano allo stato brado gli animali bovini che venivano, il problema era quello di catturarli, no? Con i vari uomini, ma non si sapeva quanti erano i capi di bestiame. Bestiame e cereali, ecco, puntano su questo e costruiscono la loro fortuna su questo. Qual era il punto vulnerabile? Dove si vede la cultura? Qui la cultura, in senso lato, ce n'è pochina, no? Tutta gente di istruzione modesta. L'argentino stesso è uno spagnolo un po' bruttino assai, ecco, questo è, non lo dico io, me l'hanno detto. Un libro che è stato tradotto in Argentina, mi hanno detto non te lo fare tradurre in Argentina, fai in modo che lo traducano gli spagnoli, infatti io ho fatto in modo, perché si dice. E quello che me lo diceva, è come se chiedere la traduzione a un fruttivendolo che l'italiano lo sa, ma non molto, era un po' eccessivo questo qui, credo che ci sono persone, ma alla base non era un granché la cultura. Allora, aveva trovato queste risorse, le aveva sfruttate, bravo, erano diventati relativamente ricchi. Com'è che poi sono retrocessi? Perché quando uno fonda principalmente lo sviluppo economico su risorse naturali, qual è il difetto? Le risorse naturali, se sono minerarie, tendono a esaurirsi. Se sono agricole, non tendono a esaurirsi, ma intanto possono avere la concorrenza di altri, perché non ci vuole una grande capacità organizzativa e tecnologica. E poi ci sono i mercati che cambiano, e quello che è molto importante in un periodo, cioè se c'è una base culturale, in senso lato, anche una. La gente si adatta, cultura significa capacità di adattamento e di adeguarsi alle nuove circostanze. Assenza di cultura significa economicamente assenza di capacità di adattamento, bassissima adattabilità. È quello che è successo in Argentina, che dopo la prima guerra mondiale c'è stata la grande crisi sul momento aveva aperto straordinarie possibilità apparentemente di industrializzazione. Possibilità che, perché? Perché gli Stati Uniti, che avevano predominio industriale, industria moderna,
sono presi, travolti dalla Grande Depressione, questi allora possono organizzare delle loro manifatture senza concorrenza, e questo lo sfruttano, cosa che, sfruttamento che avviene anche durante la guerra. Tutto questo insieme col Perón, col nazionalismo, fa loro credere che l'industria è la loro strada, si mettono a fare una protezione a oltranza delle prodotti industriali, ma non hanno una base insufficiente, e allora strafanno per ragioni nazionalistiche e cominciano a entrare in difficoltà. Con le difficoltà soprattutto del ceto medio viene fuori, adesso sto facendo cose da pazzi, sto dicendo cose terribili, ma lo faccio per provocare, perché sennò diventa una cosa convenzionale e noiosa per voi e anche per me. Sono soprattutto i ceti medi che si erano gonfiati attraverso il commercio, attraverso professioni nelle città, anche patologicamente gonfiati, che entrano in difficoltà insieme con le difficoltà di cui parlavo. I giovani di questi, alcuni di questi, diventano terroristi. Ecco, terroristi, e questo provoca, bisogna dare ai militari il beneficio della provocazione, il golpe militare che tutti sanno. Il golpe militare è stato terribile non solo perché ha stroncato la libertà, i desparecidos. Se i terroristi avevano fatto assassini come 10, i militari lo fanno con la grande industria, come 10, come 100, come 1000. Quello che è più terribile è che danneggiano la cultura, il cervelletto, la cultura superiore, l'università. Perché i professori sono, alcuni sono marxisti, altri sono filomarxisti, altri sono liberali, però il liberale vero e proprio è uno che fa suo il detto di Voltaire: io non condivido le tue idee marxiste, ma mi batterò affinché tu possa dirle. Questo è un liberale. E c'erano liberali, c'era anche una certa tradizione in Argentina come anche in Uruguay. Allora che fanno i militari? Mettono in prigione non soltanto i marxisti, ma anche i filomarxisti e anche i liberali, o gli liberali, da quello che ho capito, soprattutto preferiscono farli emigrare, li buttano fuori. Però butta fuori questo, butta fuori quello. Si era creata faticosamente un certo numero di intellettuali di alto livello, e non soltanto nel campo umanistico, ma anche in quello scientifico. Questo gruppo viene eliminato, o nei campi di concentramento. E chi si vanno a fare i professori? Colonnelli. Ora, il colonnello è un personaggio che era un brilla di grande cultura, questo dappertutto. In condizioni normali non fa il professore, ma quando va a farlo perché non si fida degli altri. E qual è il danno terribile dell'Argentina? È che questi qui sono danni scarsamente reversibili. Una volta che hai cacciato via quelli, non è che poi ti ritornano. Quelli in gamba, veramente in gamba, ce n'erano, non tanti, ma non è che ci vuole un grandissimo numero. Non ci ritornano in Argentina. O sono ritornati pochissimi, e quando sono tornati hanno trovato una tale devastazione anche culturale che se ne sono ritornati indietro. Allora il danno dell'Argentina, la tragedia è questa. La tragedia politico-militare è stata superata. Quegli sconsiderati giovanotti terroristi, molti sono stati uccisi, altri hanno cambiato idea, perché adesso è difficile trovare in Argentina marxisti di sinistra o seguaci di quel disgraziato che io ho conosciuto, di Gunter Frank. Ma il danno in gran parte non è reversibile. Uno dei motivi per cui in Argentina è così difficile rimettere, nonostante l'abilità di Cavallo, che è di origine torinese, molto bravo, si è laureato a Harvard, nel New England, nelle università che fanno parte di quella scia, e Cavallo ha fatto cose notevolissime. Ma se la mia diagnosi è corretta, che poi un po' si rifà quella di Smith, le prospettive sono tristi. Si può fare ancora meglio in economia in Argentina, ma debbono concentrare per ricostituire il cervelletto, cioè la parte culturalmente più importante. E quello, le cose che fino adesso hanno fatto non sono molte. Certo, già è molto che ci sia libertà, che quelli liberali che saranno andati via sono ritornati, che i marxisti abbiano cambiato idea e sono ritornati anche loro, e così via, ma da quello che ho sentito, molti dei migliori
non sono ritornati, alcuni dei quali anche perché sono morti, sono passati decenni in tutta questa, in questa tragedia. Allora l'Argentina già è un paese che dimostra che le risorse non sono così importanti, che cultura e istituzioni sono molto più importanti, e questo ma sarà oggetto non domani, dopodomani, di un altro seminario, i paesi del socialismo reale. La Russia ai tempi, alla prima guerra mondiale, subito prima, era il granaio d'Europa, adesso muoiono di fame, fanno le file da tutte le parti, e negli anni quando ancora c'era il socialismo reale sono dovuti andare col cappello in mano a chiedere l'aiuto e la carità dai loro nemici imperialisti americani, i quali generosamente ma non tanto hanno fatto anche per difendere i prezzi e sostenere i prezzi dei farmers, gli hanno dato tanti cereali. Certe volte i russi hanno dato i cereali, un po' di cereali li hanno dati ai paesi dove si ostinavano a mantenere il controllo, come l'Etiopia, ma gli abitanti di questi paesi erano poveri e arretrati ma non stupidi, e lo sapevano che la Russia gli dava in fondo un po' di grano, un po' di grano americano. Si sono ridotti così i russi, per ragioni di risorse? No, prima erano per ragioni di cultura in senso stretto, cioè di istruzione, no, perché l'istruzione era stata abbastanza, per ragioni di sviluppo dell'istruzione e di larghezza di istruzione che lì non c'era, soprattutto dal punto di vista delle innovazioni i russi andavano rubacchiando tutto quello che potevano, anche la bomba atomica l'hanno un po' rubacchiata, sgraffignata. Cioè io ho conosciuto un ingegnere che dirigeva una società specialista nel vendere ai russi dei brevetti europei, non vendevano, da quello che ho capito, soltanto nel campo della perforazione del petrolio hanno fatto qualche cosa di buono, poi nel campo militare con lo Sputnik, questo va detto, ma lì non c'erano ingegneri in Russia, accidenti. Tutto, siccome c'è una linea dello sviluppo scientifico in Russia che è quello della matematica, sono sempre stati bravissimi. E un professore di matematica, niente affatto comunista, ha adottato un libro di matematica, soprattutto algebra delle matrici, scritto da un russo quando ancora c'era Brezhnev e compagnia bella, insomma. Lì è rimasto, come gli scacchi, insomma, ingegno da vendere, ma l'ingegno non basta, l'ingegno deve collegarsi alle istituzioni, e lì le istituzioni erano diventate quelle che adesso sclerotiche, una cappa di piombo. Ecco, allora per contrasto anche l'esperienza del socialismo reale, solo l'esperienza drammatica della catastrofe, ma io dico in prospettiva anche una via d'uscita si può trovare dal punto di vista metodologico in Adam Smith. Per il passato, per avere conferma che quelli sono i tre fattori, e nel caso della Russia sono le istituzioni che contavano soprattutto, e dal punto di vista terapeutico nella via d'uscita, che deve essere valorizzazione delle risorse che in Russia ci sono, la cultura in un senso non angusto ma ampio, con libertà di sviluppo e sviluppo culturale e istituzioni. Se voi sapete, se voi tenete conto che recentemente sono stati ancora a discutere se introdurre o no la proprietà privata in agricoltura, quando anche un bambino di 6 anni e mezzo capisci che se tu vuoi avere uno sviluppo agricolo devi dare ai contadini la terra. È chiaro che se gli dai il latifondo, no, non va bene per un altro verso, no? Ma il fatto che ci sia il troppo caldo non esclude che uno possa morire per il troppo freddo. Il fatto che la proprietà privata deve avere dei vincoli, dei condizionamenti istituzionali e non arbitrari da parte del potere politico, non toglie che può avere, ha un ruolo, ma non è un fatto etico che, come quello che è venuto fuori, che la proprietà fa parte dell'identità umana, queste cose molto simpatiche, anche belle, ma dal punto di vista economico, se non al contadino dà la proprietà, è la facoltà di sperimentare e la possibilità di ottenere i frutti di quello che produci sulla sua terra, lo sviluppo economico non ce l'hai. C'è un ucraino, un fisico che pochi giorni fa è venuto a Roma e diceva: il gioco è fatto, non ci sono più i contadini, sono diventati tutti o sono andati in città oppure hanno acquisito la mentalità burocratica, che aspettano tutto, direttive e tutto quanto dall'alto, perché così erano i Sovkos, così erano anche i Kolkos, cooperative in gran parte per modo di dire,
quelli che veramente producevano per proprio interesse erano in certe zone colcosiani, che con una quantità minima di terra producevano molte di quelle cose che poi si vedono anche alla televisione, che tuttora vanno. Però la proprietà privata ai contadini è ancora in discussione. Si è creato un meccanismo, un riflesso condizionato difficilissimo da separare. Allora che vuoi fare? La libertà di mercato? Libertà di mercato senza una intelaiatura, cioè la libertà del mercato nero, la libertà del mercato mafioso, questo sta avvenendo, della speculazione bieca, perché è sempre mercato, anche quello della droga. Allora il discorso del mercato va fatto con la dovuta serietà, cioè non mercato in astratto. Il mercato non è un vuoto, il mercato è un contenitore che viene da un'evoluzione contrattuale, istituzionale, giuridica, che lì è stata interrotta, che bisogna ricostruire. Ma il primo passo per risolvere il problema è quello di porselo, e da quello che io ho capito non se lo sono. Oppure fanno come molti politici: vabbè, questa qui è una legge, la facciamo fare, chiamiamo il giurì, il telefono, perché questo è qualche cosa di vitale nella strategia dello sviluppo, non è qualche cosa da lasciare ai tecnici, qualche cosa da studiare per esaminare a fondo le vie d'uscita difficilissime. In un paese come gli Stati Uniti le istituzioni sono un prodotto plurisecolare che vengono prese per ovvie, non si discutono nemmeno, in buona misura anche da noi, anche se invece adesso ci sta la riforma istituzionale, le istituzioni in senso di pubblico, e bisogna modificarle. Ma lì invece lo sfascello è stato totale, e bisogna ricostruire il mercato inteso come un prodotto istituzionale, e bisogna guadagnare tempo, un processo molto lungo fatto in tempi brevi. Il mercato non è semplicemente l'SFR, se fosse così sarebbe una cosa spiritosa, allegra e simpatica, basta dire fate quello che vi pare, e invece no, fate quello che vi pare, che vuol dire? Il contadino può godere dei frutti delle cose, può avere la terra e disporre, sì o no, può darla ai figli, sì o no, in che termini? Con termini capaci di sorvegliare la perpetuazione di un meccanismo che aiuta lo sviluppo. Allora va bene, se invece è fatto in modo da favorire accaparramenti, speculazioni bieche, cose del genere, va male. Allora il problema esiste e va posto dall'economista in collaborazione, ma di questo parlerò più ampiamente. Ecco. Mi taccio. Thank you.